sul Monte Vettore, abbiamo trovato il prototipo del nuovo iPad 3. A quanto pare la forma sembra molto più leggera, molto più tascabile. Notare la sottigliezza. Esatto, credo sia dotato anche di wifi, memoria base da 93 giga. Come possiamo vedere il touch corrisponde benissimo, se potete vedere, ecco, molto veloce, il processore reagisce molto bene, il multitasking è anche molto avanzato, ci permette di fare più azioni contemporaneamente. Come possiamo vedere c'è anche una videocamera per registrare filmati in alta definizione. Beh, che dire, dal Monte Vettore alle nostre case, forse arriverà per Natale. A giudicare dal peso sembra che abbiano aumentato, ma credo possa essere usato anche come tagliere. Non ride. È stoppato. Vai. Un altro. Scusate la mancanza di professionalità da parte del mio collega, comunque sia questo. Il nuovo iPad 3 dotato anche di forno a microonde, non ridere ti prego, come potete vedere è un prodotto originale Apple firmato Steve Jobs. La fotocamera è più larga a quanto pare, ma credo che le funzioni siano invariate. Comunque un prodotto così bello, fresco e naturale, non penso sia il caso di portarlo via dal suo luogo di progettazione e nascita. La natura ci dà queste bellissime cose, quindi credo valga la pena di lasciarli dove sono, anche perché siamo nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini e come le stelle alpine va lasciato lì dove lo troviamo. Quindi lasciamolo qua e possiamo chiudere. Aiuto.